Bentrovati a un nuovo appuntamento con Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi aggiorna sulle attività del Consiglio regionale e in primo piano, come sempre, ancora l'emergenza coronavirus e in particolare il piano vaccini anti-Covid. È stato comunicato in aula, all'aula di Palazzo Pegaso, proprio il piano vaccini e in primo piano le categorie più fragili. La Giunta regionale ha comunicato all'Aula di Palazzo Pegaso il piano vaccini anti-Covid della Regione. Il quadro nella maggioranza del Consiglio è stato riportato dal Presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni. Diciamo con il vaccino Pfizer e Moderna la categoria sono quelle degli ultra ottantenni. È una categoria composta da 320.000 persone, quindi già quella categoria impiegherà diverse settimane. Noi chiediamo con la risoluzione che approviamo oggi in Consiglio di abbinare insieme, in contemporanea, aprire un canale per gli estremamente fragili. Sul canale dell'AstraZeneca, che per ora ha visto vaccinate le categorie indicate dal quarto punto del piano vaccinale nazionale, cioè gli insegnanti, la polizia, eccetera, eccetera, di introdurre fin da subito i caregiver, cioè i familiari, chi si occupa di una persona estremamente fragile. E siccome nella circolare di ieri c'è scritto che non va usato AstraZeneca sugli estremamente fragili, ma non sui fragili, quindi chiediamo alla Giunta di valutare la possibilità di anticipare subito la vaccinazione di quelle persone che hanno una fragilità non grave, penso ai diabetici, agli asmatici, a chi ha una disabilità lieve, che possono quindi essere immediatamente inseriti nel canale di AstraZeneca se le valutazioni tecniche lo permetteranno, come pare dalla circolare che ieri ha pubblicato il Ministero della Salute. Approvata all'unanimità una proposta di risoluzione presentata da Stefano Scaramelli di Italia Viva, con la quale si impegna la Giunta ad anticipare la somministrazione del vaccino a tutte quelle persone che presentano un quadro di fragilità. Vaccinare le persone disabili, i loro familiari, indipendentemente dal livello della disabilità, tenendo anche conto e attenzione massima al fatto del luogo dove debbano essere vaccinati, tutti i malati cronici, malati oncologici, queste persone che vivono in condizioni di forte fragilità devono essere inserite nelle agende delle vaccinazioni nei prossimi giorni, non soltanto approvvigionamento ma anche massima attenzione alla loro cura. E poi ci sono delle categorie di lavoratori essenziali, quei lavoratori che erano essenziali quando c'era il lockdown, che tutti chiedevano di andare a lavorare. Ovviamente non soltanto le farmacie che sono state già inserite in questo percorso, ma anche per esempio una cassiera, un commesso di un mercato, di un negozio di distribuzione alimentare, un impiegato delle poste, un impiegato di una banca, tutti quei servizi che in termini essenziali non hanno mai interrotto di erogare servizi ai cittadini hanno bisogno di essere considerati soggetti da vaccinare quanto prima. Con loro, che sono alcune categorie esemplificative, tutti i servizi essenziali e ovviamente le persone fragili. Priorità nella vaccinazione ai diversamente abili era indicata anche nella mozione di Forza Italia approvata a maggioranza. Siamo assolutamente delusi da quello che ci è stato detto, lo abbiamo detto sia al Presidente Gianni che all'Assessore Bezzini. Questo clima da va tutto bene a noi non piace, non va niente bene. Sono stati vaccinati in Toscana soltanto 260.000 toscani su oltre 3.700.000 abitanti. Se andiamo di questo passo i toscani saranno vaccinati fra oltre 3 anni. La domanda è: possiamo aspettare 3 anni per essere tutti vaccinati? Assolutamente no. Ecco perché abbiamo chiesto un cambio di passo. Ecco perché abbiamo chiesto all'assessore e al presidente che battano i pugni sul tavolo. Non possiamo più aspettare, lo abbiamo detto in maniera molto chiara al presidente Gianni. Oggi si fanno 8.000 vaccini al giorno. Guardate che per raggiungere la vaccinazione necessaria ne occorre fare 45.000. Pensate di quanto siamo indietro. Ecco, la Toscana e i toscani non possono più aspettare. Per questo oggi abbiamo detto: se volete una mano, noi ci siamo. Se volete anche l'interlocuzione dei ministri di Forza Italia, noi siamo a disposizione, ma non ci stiamo più a questo balletto in cui si racconta ai toscani che va tutto bene. Nel corso della votazione sono stati respinti degli atti di indirizzo provenienti dall'opposizione. Poca gioia nell'urna chi non lascia eredità di affetti. Cioè abbiamo letto e sentito dall'assessore 180 pagine di cui la metà sono i bugiardini dei vaccini, altra buona parte è come si fa a
mettere nella siringa la fiala realizzando il vaccino che deve essere ricostituito. Quindi sinceramente ci aspettavamo qualche cosa di più. Io credo che dobbiamo metterci a pancia sotto e cercare di aumentare la vaccinazione, aumentare i vaccinatori, perché poi si rischia di perdersi nei meandri burocratici che impediscono, come è successo a dei medici della mia provincia di Grosseto, praticamente hanno saltato di 2 ore la possibilità di inserirsi nella piattaforma e quindi sono rimasti al palo. Credo che in una situazione di emergenza come questa le incombenze burocratiche devono essere assolutamente bypassate e superate, se no non si va da nessuna parte. Noi avremmo voluto sapere altro. Avremmo voluto sapere come mai in Regione Toscana sono stati fatti 250.000 vaccini quando ne servivano 280.000 solo per immunizzare la prima fascia. Avremmo voluto avere delle risposte dettagliate sul piano vaccinale, su come si proseguirà nel piano vaccinale, se ci sarà o meno la volontà della Regione Toscana di andare in autonomia alla gestione dei vaccini, se c'è la volontà di violare i brevetti delle multinazionali del vaccino che oggi non ci forniscono un numero sufficiente di dosi, se la Regione Toscana vorrà percorrere quella strada che altre regioni hanno detto di fare, ovvero di riuscire a approvvigionarsi in maniera autonoma dei vaccini. Nessuna risposta, un libro di 189 pagine, ripeto, dove dentro c'è scritto come si apre il vaccino di AstraZeneca, credo che di Pfizer, credo che nessuno di noi si debba, non facendo i medici, confrontare con l'apertura di un flacone di vaccino di Pfizer. Questo dimostra che l'assessore Bezzini, una volta ancora di più, è assolutamente inadeguato a svolgere il ruolo di assessore alla sanità in un periodo delicato come questo. Tra le mozioni respinte anche quelle del Movimento 5 Stelle. A nostro avviso rimangono senza risposte molte domande che sono forse quelle che più interessano i cittadini e noi consiglieri regionali, ossia quando verranno mandati gli altri operatori sanitari previsti dal bando del commissario Arcuri, quanti sono stati i volontari che si sono offerti per fare le vaccinazioni dai bandi che erano previsti per i primi di febbraio. Insomma, tante cose rimangono senza risposta, come ho fatto presente in Consiglio regionale, per cui a nostro parere la relazione manca degli aspetti fondamentali per quanto riguarda le liste di riserva, che non si capisce come funzioneranno perché non è indicato da nessuna parte nella relazione. Queste sono solo alcune delle criticità che abbiamo trovato nella relazione. Abbiamo fatto presente, spero che nella replica l'assessore insomma ci dia le risposte. Dopo il piano vaccini in aula è approdato anche il piano di distribuzione dei fondi alle aziende e alle famiglie più in difficoltà, messe in difficoltà dalla pandemia. 2 le risoluzioni approvate dal Consiglio regionale all'unanimità. 2 risoluzioni approvate dal Consiglio regionale all'unanimità hanno definito le priorità di indirizzo dei ristori alle aziende e alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi e dalla pandemia. Per ristoranti, bar, pasticcerie, alla Giunta viene chiesto, nella procedura per la nuova distribuzione dei fondi residui, di abbassare al 30% la perdita di fatturato, quota necessaria per accedere al contributo previsto. Nel bando precedente si prevedeva una quota al 40%. Tale provvedimento al fine di allargare le maglie dei requisiti. Abbiamo costruito 2 atti approvati all'unanimità, uno in particolare che impegna la Giunta, ma anche la Conferenza Stato-Regioni, ad utilizzare tutte le risorse possibili, sia europee, quindi quelle avanzate dagli scorsi bandi europei, sia il Recovery Fund e quindi tutte le misure possibili anche nel caso di sgravi fiscali.
e quindi con un impegno sia per le regioni a cascata sui comuni, ovviamente previa autorizzazione del governo e compensazione del governo. Quindi abbiamo cercato di impostare un ragionamento generale su tutte le possibili fonti di finanziamento, dividendo in due la parte dei ristori che spetta principalmente al governo e la parte della ripartenza che spetta prevalentemente alla regione. Nel secondo atto abbiamo invece cercato di individuare, facendo un grande lavoro con tutte le mozioni che erano arrivate nello scorso Consiglio, le categorie che hanno sofferto di più. L'idea era proprio quella di riuscire a fare un lavoro che andasse a dare una mano alle aziende, le imprese, le piccolissime imprese che non avevano avuto nessun tipo di ristoro. Attenzione particolare viene posta anche alle attività collocate all'interno dei centri commerciali, costrette alla chiusura nei fine settimana, a partire da parrucchieri ed estetisti. Nel settore manifatturiero, legato alla produzione conciaria e calzaturiera, attenzione poi al Made in Tuscany, vero e proprio simbolo della regione, nonché il settore dell'artigianato artistico e tradizionale. Sostanzialmente chiedevamo anche di poter reimpiegare quelle risorse che dai bandi sono sempre residuali, facendo in modo e maniera che i limiti di fatturato sotto i quali arrivare a far domanda potessero scendere dal 40 al 30% per quanto riguarda il mondo della ristorazione. C'è poi un impegno preciso affinché la nostra regione, la conferenza Stato-Regioni, tenga conto per quello che riguarda i ristori quinques di ricordarsi di tutte quelle categorie che fino ad oggi sono rimaste al di fuori sostanzialmente del mondo dei ristori e al tempo stesso fare in modo e maniera che fra queste categorie, quelle che sono legate alla filiera del turismo, che nella nostra regione assumono diciamo una importanza fondamentale per quanto riguarda la nostra economia, potessero appunto riprendersi sostanzialmente da tutti quei tipi di ristori che precedentemente non hanno potuto incontrare. A cadenza mensile vogliamo fare in modo e maniera che quello che abbiamo disciplinato oggi venga chiaramente seguito, quindi faremo in modo che con un monitoraggio mensile sia possibile anche attraverso di voi informare le categorie di quelli che sono gli impegni presi dal Consiglio regionale. È emerso un atto condiviso al quale abbiamo lavorato insieme a tante forze politiche, anche noi abbiamo portato il nostro contributo, è importante dare un ulteriore sostegno a molte attività produttive che in questo momento sono chiuse, che vivono una fase complessa di difficoltà, va dato sostegno ovviamente ai ristoratori, non solo, anche al commercio, il commercio di vicinato, così come dentro i centri commerciali sta soffrendo in maniera molto forte perché le persone ovviamente sono in fase di lockdown, possono circolare poco, non ci sono scambi fra comuni, è un momento difficile, quindi anche il commercio al dettaglio ha bisogno di risposte nuove che finora non sono state date perché comunque in alcuni casi le attività sono aperte e poi ci sono tutta una serie di attività collegate soprattutto al turismo, collegate ai trasporti, agli NCC, alle fasi ai tassisti, a tante attività, anche quelle alberghiere e molte partite IVA. Nel complesso sono tante le attività che necessitano di un'attenzione particolare. Abbiamo chiesto in primis ovviamente di dare risposta a quelle realtà che sono in zona rossa, nello stesso tempo a tutte queste altre attività, siccome la Regione può ancora disporre di 8 milioni di euro di risorse date dal Governo, per quello che è nostra competenza abbiamo chiesto su questo atto che venissero dati questi ristori. Per il resto abbiamo fatto degli atti nei confronti del Governo di sostegno a queste attività perché possano essere prese in considerazione nelle prossime settimane. In aula l'integrazione di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale, si parla di 1 miliardo e 600 milioni di euro per 24 progetti legati prevalentemente alle infrastrutture regionali e nazionali. Approvata a maggioranza con i voti favorevoli di PD e Italia Viva, la proposta di delibera l'integrazione di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale. L'integrazione si articola nei 24 progetti regionali con finanziamenti di oltre 1 miliardo e 600 milioni di euro, destinati in massima parte alle grandi infrastrutture regionali e nazionali, alla mobilità integrata e all'accessibilità, che assorbe il 48% delle risorse, pari a circa 786 milioni di euro. Si tratta chiaramente di un atto di programmazione conclusivo di un iter, anche se collegato all'annualità 2021, che viene fatto in attesa dell'adozione del ben più importante, fondamentale atto di programmazione che arriverà nei prossimi mesi in Consiglio regionale, che è il Piano regionale di sviluppo, che darà la misura dell'impegno della Regione Toscana nel corso della prossima legislatura.
Alla produttività e alla competitività delle imprese e all'internazionalizzazione del sistema produttivo sono destinati altri 113 milioni di euro, mentre il progetto Giovani Sì, per favorire l'ingresso nella vita lavorativa e nel mondo del lavoro della popolazione più giovane, si può contare su 56 milioni di euro. Invece quattro emendamenti presentati da Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle sono stati respinti. Possiamo dire che questo documento economico e finanziario è oggi fuori tema, perché si ricollega ad una cornice che è quello del piano regionale di sviluppo che deve essere rifatto, ed oggi questa programmazione economica e finanziaria è un copia e incolla di atti, di progetti che sono 24 e che fanno parte di un vecchio percorso. Noi abbiamo bisogno che quello che ha detto il Presidente Gianni nel momento del suo insediamento diventi una realtà, cioè che ci sia collaborazione anche da parte nostra, che si aprino questi tavoli, ma che si individuino non 24 progettini che si ripercorrono tutti gli anni, ma che si individuino quelle tre o quattro priorità d'azione concreta della politica regionale. In questo documento non c'è niente che parla al turismo, non c'è niente che parla alle imprese, siamo ancora fermi con la narrazione delle infrastrutture, ma la verità è che le infrastrutture stanno solo nel libro dei sogni, soltanto scritte, ma poi non si realizzano. Penso all'aeroporto di Firenze, penso alla Tirrenica, penso al sistema dei porti, penso al sistema delle fiere, poi penso all'infrastruttura più importante che noi abbiamo, che è l'infrastruttura culturale, i poli museali, i rapporti fra le città d'arte. Ecco, tutto questo lì non è contenuto, per questo non ce la siamo sentita di dare il nostro assenso. L'aggiornamento al DEF in realtà lascia molto perplessi perché cerca di toccare tutti i temi, ma lo fa in maniera o superficiale o senza quel cambio di passo che ci aspettavamo di sentire in una situazione economica come quella che sta vivendo il nostro Paese. Faccio degli esempi. Si affronta il tema dell'agenda digitale. Per colmare il digital divide vengono investiti 300.000 euro in un anno. È una somma ridicola. Il problema di colmare il divario tra periferia e centro non è più soltanto un divario economico, oggi è un divario culturale, è un divario sociale, perché chi ha vissuto l'isolamento e la pandemia in un quartiere disagiato ha pagato due volte il peso della pandemia e del periodo disastroso che abbiamo vissuto. Non una parola in questa direzione. La Toscana Parlamento è tutto, il prossimo appuntamento con gli aggiornamenti dall'Aula del Consiglio regionale e dalle commissioni regionali è per la prossima settimana.